bolla elezioni amministrative 2021, sono con un'altra candidata della lista Movimento 5 Stelle. Qui a Bolla finalmente si potrebbe avere un'amministrazione coesa, un'amministrazione che potrà durare 5 anni e quindi portare a termine quei progetti. Certo, mi presento, sono Anna Nicolò, faccio parte di questa lista, è la mia prima esperienza in questo contesto e cerco di essere me stessa come lo sono nella vita, perché così i valori che ho avuto, trasmesso, li trasmetterò a tutti i cittadini di Bolla. Abbiamo un conduttore che è il nostro Giuliano, noi siamo lì a supportarlo. Spero di fare un buon lavoro e di resettare un po' tutte le cose passate in questo comune degli anni addietro, che nel parlare con le persone sono molto demotivati. Quindi cerchiamo di dargli una spinta in più, una marcia in più a questo paese che Bolla, e dare motivi alle persone di essere fieri del nostro paese, perché quando scendono devono guardarsi intorno a vedere i cambiamenti che noi faremo se ci date il vostro consenso. Grazie. Grazie, grazie. Hai detto delle cose molto importanti, la demotivazione cittadina che sicuramente a Bolla è dovuta per il fatto che sono 7 anni che non si riesce ad avere un'amministrazione che duri l'intero mandato, quindi ovviamente i cittadini sono completamente demotivati, non credono più in nulla. Invece ci sta questa possibilità, questa opportunità, e sappiamo benissimo che voi siete ancora più fortunati perché sul territorio di Bolla c'è un nostro portavoce che è il senatore Sergio Vaccaro, che ovviamente è il deus of machina e che riesce sempre a... alle nostre spalle ci segue, esattissimo, ci supporta ancora di più lui perché è il giusto, esattissimo, e quindi noi seguiamo di fatto, andiamo avanti. È una persona eccezionale che è... certo. grazie. Allora, di nuovo il tuo nome e cognome? Anna Nicolò. Anna Nicolò, grazie, grazie a Anna tutti, grazie. In bocca al lupo. Grazie.